Arriva anche in Toscana la camera metabolica. Come funziona? È una camera, quindi è una stanza sigillata in cui è possibile misurare in maniera molto precisa quello che è lo scambio di gas in entrata e in uscita. Questo che cosa significa? Che se una persona è in grado di soggiornare all'interno di questa stanza per un tempo variabile, normalmente si considerano le 24 ore per poter avere le variazioni che si hanno nel corso del giorno e nel corso della notte, possiamo misurare quanto ossigeno consuma e quanta anidride carbonica produce. Inoltre, misurando anche quello che sono i prodotti del metabolismo, è possibile capire, mettendo assieme i dati che otteniamo dallo scambio dei gas e dalla produzione di questi prodotti, quanto una persona brucia in termini di calorie e che cosa sta bruciando, quindi se sta bruciando carboidrati, se sta bruciando grassi o se sta bruciando proteine. Quindi una misura utile per capire quello che è il metabolismo dell'individuo che è integrato nel corso delle 24 ore. Normalmente questo tipo di misurazione si può fare utilizzando degli apparecchi attraverso i quali una persona respira e quindi è una misurazione chiaramente momentanea legata al periodo di tempo in cui questa persona utilizza, diciamo così, questa sorta di casco o di boccaglio. In questo modo, vivendo la vita normale nell'arco della giornata, quindi le attività che svolge durante il giorno, mentre dorme, è possibile misurare anche con dei sensori particolari il tipo di movimento che fa, possiamo capire esattamente quali sono i consumi di una persona. E di conseguenza cucire una dieta ad hoc se si tratta di un soggetto obeso o in sovrappeso? Volendo, oppure vedere se le terapie che noi facciamo, terapie farmacologiche, terapie chirurgiche, agiscono anche modificando quelli che sono i consumi, che è un aspetto molto interessante. Questo in condizioni normali, quindi quando consideriamo la persona obesa, ma anche noi possiamo studiare vari tipi di malattie e quindi vedere se queste malattie o le terapie che noi applichiamo in qualche misura interferiscono con il metabolismo. Ci sono delle controindicazioni e di conseguenza delle persone, dei pazienti per cui non è consigliata? Teoricamente no, perché è una camera normale, quindi non accade nulla di quello che accada in una normale camera dove una persona deve soggiornare 24 ore. Certo, deve essere una persona disponibile a rimanere all'interno di questa camera, che è una camera con tutti i comfort, quindi dal bagno alla scrivania, alla finestra, alla televisione, c'è tutto. E quindi in realtà può essere utile, interessante per chiunque.